Sì, buonasera a tutti. Questa è la seconda delle tre tappe dedicate al viaggio in Sardegna attraverso i libri che abbiamo organizzato in collaborazione con il Circolo Grazia dell'Edda. Abbiamo scelto di intitolare queste serate Un altro viaggio in Sardegna, proprio nell'intento di condividere le suggestioni con gli scrittori che sardi e non solo, che negli anni l'hanno raccontata, hanno raccontato l'isola. I nostri compagni di viaggio saranno Antonio Filisi e Andrea Tabassi del Circolo Grazia dell'Edda, che giocheranno su questa alternanza di voci, una voce narrante più descrittiva e discorsiva, l'altra invece è la voce della letteratura, quindi con incursioni continue da classici moderni sino anche a scrittori contemporanei. E, la prima tappa, venerdì scorso, è stata nel nord dell'isola, quindi l'approdo sull'isola dalla Gallura per poi arrivare fino in Anglona. Oggi invece ci addentreremo più nell'entroterra dell'isola, arrivando prima a Nuoro con Grazia dell'Edda e Elio Vittorini, per poi spostarci e continuare questo viaggio in Barbagia con Michela Murgia e Valeria Gentile, per arrivare poi a Orani con Salvatore Mifoi, a Orgosolo con Michelangelo Pira e infine concludere con delle riflessioni di Giuseppe De Sì tratte da Paese d'Ombre. Grazie a Alice, grazie alla libreria di Diari di Viaggio, appunto ormai stiamo diventando di casa e lo saremo sempre di più. Aggiungerò anche che ci siamo permessi, oltre che agli autori che ha citato lei, di fare delle incursioni, qualcosa di extra anche con l'amico Cabassi, che riguarda sempre alcuni personaggi, personaggi autori della zona centrale, che va magari un po' oltre la Barbagia, perché la Barbagia è la zona centrale. E la Murgia che ci introduce, pur essendo una campidanese, una centrale, ma della zona di Oristano, che ci introduce in Barbagia, quindi si accompagna insieme a noi nel viaggio. Ci sono mucchi in Sardegna che sono case rifatte, morti che sono colpa di donne vampiro, fumi sacri che curano i cattivi sogni e acque segrete dove la luna, specchiandosi, rivela il futuro e i suoi inganni. Ci sono statue di antichi guerrieri alti come nessun sardo è mai stato mai, truci culti di santi che i papi si sono scordati di canonizzare, porte di pietra che si aprono su mondi ormai scomparsi, e mari di grano lontani dal mare, costellati di menhir contro i quali le promesse spose strusciano impudicamente il ventre nel segreto della notte, vegliati da madri e nonne. C'è una Sardegna come questa, o davanti ai camini si racconta che ci sia, che poi è la stessa cosa, perché in una terra dove il silenzio è ancora il dialetto più parlato, le parole sono luoghi più dei luoghi stessi e generano mondi. Qui esiste tutto ciò che viene raccontato, e quello che viene taciuto esiste perché un giorno qualcuno lo racconterà. Oltre l'isola delle cartoline e dei villaggi turistici, all inclusive, c'è un'isola delle storie che va visitata così. Attraverso percorsi di parole che disegnino i profili dei luoghi, diano loro una forma al di là delle pietre lisse, li rendano ricordo condiviso e infine aiutino a dimenticarli, perché non corrano il rischio di restare dentro e prenderne il posto. Se accadesse, niente di quello che chiamiamo Sardegna potrebbe più essere simile a come gli occhi lo vedono, e alcuni inganni in fondo non è un male che restino tali. Camminò fino all'alba dirigendosi sino al monte Gonare, del quale vedeva la cima in forma netta di piramide, spiccare azzurra tra gli altri monti grigi alla luna. Camminava agile, lieve, con la bocca del fucile sopra la spalla, scintillante come un anello d'argento. E la Dell'Edda, che a cui dà voce il buon Cabassi. Prima ancora di essere un luogo fisico, la Barbagia è una forma mentis. Per questo i suoi confini geografici sono discutibili e discussi, tanto che perfino al di fuori del suo territorio ci sono paesi che si considerano barbaricini pur senza strettamente esserlo, perché si riconoscono nella particolare cultura che ancora oggi caratterizza fortemente questo territorio. Andare in Barbagia ed entrarci sono due cose diverse. Il primo modo passa per la strada e per sceglierlo non serve nessuna guida se non quella della cartina. I panorami di granito e macchia mediterranea che tanto colpirono Lorenz si faranno perdonare la non sempre facile viabilità con la loro bellezza silenziosa. E dopo averli rimirati si potrà dire senza mentire che ci si è stati e ne valeva la pena. Entrarci nel vero senso della parola
e invece un altro paio di maniche. E parte dalla certezza che la cosa più interessante da conoscere in Barbagia siano proprio i barbaricini. Riuscire in questo intento è un'esperienza umana meravigliosa che per essere gustata appieno non può prescindere dalla conoscenza di ciò che in Barbagia è altro rispetto al resto della Sardegna. Un po' encomiastica la Murgia per noi barbaricini, però vediamo come Valéry, nel suo viaggio in Sardegna negli anni 30 dell'Ottocento, ci descrive l'ospitalità sarda. Valéry, che veniva dalla Corsica e che arriva in Sardegna. Mi sono trovato a descrivere la premura e la grazia dell'ospitalità corsa e non voglio certo disdirmi, ma in questa ospitalità vi è qualcosa della vanità francese. L'ospitalità sarda ha tutt'altro carattere, è, può dirsi, più primitiva, più antica, più semplice di tutti. La Sardegna, che ha mantenuto il nome che aveva fin dai tempi eroici, Sandaglio, Nicnusa, quindi Sardus, che fu il libico che nel 1600 a.C. colonizzò l'isola, conserva ancora una grande quantità dei tratti caratteristici che ricordano le virtù e i costumi degli antichi popoli. L'ospitalità è, insieme per il sardo, una tradizione, un gusto e quasi una necessità. Il cavaliere Orù di Sardara, dal quale ho avuto l'onore di essere ospite, di essere ospitato, mi raccontava che suo padre, esempio delle vecchie usanze sarde, per quanto vivesse con una famiglia amabile e numerosa, si era sposato 3 volte a donne giovanissime, con le ultime 2 nella maturità e nella vecchiaia, era al colmo della gioia allorché gli capitavano una dozzina di ospiti, ed era triste e di cattivo umore quando non ne aveva nessuno a desinare, ed andava allora in cerca dei suoi vicini o s'accompagnava con qualche passante per farsi tenere compagnia e bere insieme. Nella capanna del pastore, alla sua tavola, vi gridano: «A sa parte, signore, a sa parte! Favorisca, signore, favorisca!» E subito un anello è preso, ucciso, poiato e arrostito per il vostro fasto, come al tempo degli eroi di Omero. Meglio della scorta schiassosa dell'ospite corso, che qualche volta vi fa allungare la strada per farvi vedere la sua proprietà, l'ospite sardo vi accompagna con un gentile e umile: «Compatisca!» e si scusa di non aver potuto fare di più. La vostra posizione d'ospite in Sardegna sembra veramente straordinaria, essa è pressappoco quella del padrone di casa. Vi sono certe famiglie rurali in cui avrei passato volentieri la mia vita, mentre, nonostante la loro cortesia, sento che l'attenzione dei cavalieri di Sassari e Cagliari avrebbero finito con l'offendermi. E adesso vediamo l'ospitalità barbaricina vista da un nuorese, Marcello Fois. Devo ammettere che ospitali siamo ospitali. Talmente ospitali che qualche volta il viaggiatore o turista che sia viene voglia di essere da tutt'altra parte, fuorché in Barbagia. Perché non ci vuole niente ad accettare di buon grado l'ospitalità di un popolo. Ma se quel popolo è il popolo barbaricino, avete mai pensato a rifiutarla? Avete mai provato a dire basta alla 15ª portata nel corso di un pranzo che dura da ore? Avete mai provato a dire che non avete voglia di niente se qualcuno vi offre qualcosa al bar? Provateci, farete un'esperienza mistica. Capirete che è più facile accettare che rifiutare se non volete raggelare un caldo clima festoso o non volete provare a spiegare che non siete abituati a bere birra alle 7 del mattino. Un barbaricino che si rispetti, a qualunque ora entriate in un bar, vi offre una birra o un bicchiere di vino se siete maschi, caramelle o un caffè se siete femmine. Un consiglio: dite di sì. Al bar, a casa di parenti, a casa di amici, accettate subito l'offerta. Meglio sarebbe avere una gamma di desiderata pronta per la bisogna: caramelle, caffè, vino, birra che sia. E non cercate di stupire i vostri ospiti ospitalissimi con richieste estreme tipo vodka lemon o Martin Dry, perché rischiereste di chiedere qualcosa che non hanno e questo provocherebbe una reazione a catena delicatissima, la rottura di un equilibrio davvero millesimale. Rischiando di chiedere qualcosa che non c'è, si determina un horror vacui che non si placa fino a che il prodotto richiesto non compare. Mia moglie, che non è sarda, vive con grande angoscia questa caratteristica. L'ho vista messa alle strette da un ospitalissimo locale bere un brandy al chiosco della spiaggia con 40 gradi all'ombra. Perché una cosa è certa:
Se qualcuno vi offre qualcosa, finché non avete preso quel qualcosa, non vi muoverete dal posto in cui siete stati intercettati. Ecco, qualcuno questa la chiama ospitalità. Mia madre, per esempio, rifocillava anche l'idraulico che, arrivando 6 mesi dopo la chiamata, l'aveva appena derubata. Ebbene, anche lui aveva diritto a un caffè caldo, a una birra fresca, a seconda della stagione, o a un bicchiere di vino buono. Io un'idea in proposito me la sono fatta. E sarebbe che la questione dell'ospitalità l'abbiamo inventata noi barbariccini per controllare da dentro un nemico, chiunque fosse, che da fuori sarebbe stato molto più pericoloso. Il nemico, se non puoi abbatterlo, devi ospitarlo, no? E Foris, un'altra piccola, dice: quando diventi amico di un barbaricino, è il continuum dell'ospitalità, lo rimani per tutta la vita. Questa è una caratteristica francamente imbarazzante. Limita la libertà di approccio. Sei barbaricino, bene, saremo amici per tutta la vita, fine. Una noia mortale, un'arma a doppio taglio che prevede un'adesione acritica a questo assioma. Ma si può restare amici per tutta la vita di uno che ti chiama puntualmente alle 3 del mattino, alle 3 di notte perché fa la guardia notturna? Bene, i luoghi comuni del carattere di un popolo sono un affare serio. Non vanno presi sotto gamba, meritano una seria disamina e molta sincerità. Io, per esempio, non riesco a dimenticare l'offesa di uno che diceva di accettare di essere mio amico per tutta la vita e che, ospitato a casa mia in Barbagia, non ha accettato di mangiare il sanguinaccio e l'interiore che gli avevo offerto. Prima o poi gliela farò pagare. Questa è la faccia di fuori. E adesso ci inoltriamo a nuovo con un gioco di contrappunti: Vittorini, Valeria Gentile, Grazia Deledda. Arriviamo a nuovo attraverso i campi da Spodelo, gialli di stoppie, dopo 2 o 3 ore di corsa sotto la canicola. A Nuoro tutta la gente delle Barbagie, dell'Ogliastra, del Margine guarda come una capitale. È la capitale del popolo, il villaggio capo, sebbene prefettizio. Città come questi cuori aborigeni possono concepire una città e sentirla vera. Calano a Nuoro dalle montagne per venderci i prodotti delle loro mani arcaiche, tappeti e merletti, nei quali rincorrono intrecciati i motivi della decorazione sarda, la danza e i cavallini o il capo saltatore, motivi ingenui che il barocco spagnolo non ha sfiorato, grafici di 3.000 anni fa. Uomini e donne, gli uomini in bianco e nero, alcuni in mastruca, che è un giaccone senza maniche di pelle caprina, con questo caldo. Le donne in rosso e nero graniscono le strade spingendosi avanti gli asinelli carichi di mercanzia, che consiste anche in frutta, olio e formaggi. Tutti hanno una testa ben coperta. Le donne, con le loro mantelline, tendono a coprirsi il volto fin sotto il naso. Certi uomini, con gli occhi da lupi e quella barba, si sono avvolti una sciarpa intorno al capo prima di calzare la berretta fenicia, come sentissero uno strano bisogno di tenere la testa al caldo, chiusa e oscura, in una fisica intimità. Se ci sono luoghi, passando da Nuoro, che non bisogna lasciare da parte, sono il Monte Ortobene, il Monte Gonare, il Colle di Sant'Onofrio e il Parco di Ugolio, con il nuraghe omonimo e le Tre Croci. Prima dell'alba arrivò al rifugio, a mezza costa del Monte Gonare verso le valli di Olzai. Era un luogo di una bellezza orrida. Una grotta con 2 aperture da una delle quali si sbucava in una scalinata di rocce donde era facile salvarsi in caso di inseguimento. Per arrivare dovette aggirarsi in un vero labirinto di macigni, di pietre, di macchie e di alberi selvaggi. Fra le querce nere scontorte dallo spasmo millenario dei venti, le rocce sbucavano qua e là come teste diaboliche. Poi un bosco di lecci asprinani si stringeva intorno alla grotta. Ma una volta lassù, egli dominò da una specie di nicchia incavata nel macigno tutto il panorama della valle. E Deledda con Marianna Sirca, che il dottor Cavassi appunto ci riporta. Se voi vi intrufolate però nel centro storico di Nuoro e vi perdete per le vie, se sbandate tra una vita imposta e una desiderata, se mancate di equilibrio tra l'essere e l'avere della vostra esistenza, fate i vicoli dietro il corso, perdetevi.
Perdete la retta via, lasciate i viali e le rotatoie, lasciate i corsi e i percorsi rettilinei nel sistema che vi porta ai centri commerciali e lasciatevi condurre nei meandri circolari della vostra storia, sull'acciottolato accogliente dei vostri ricordi. Questa era Valeria Gentile che ci ha accompagnato nel viaggio anche la volta scorsa. Lievemente in pendio la strada svoltava giù fra casupole e case antiche con logge di legno e balconi di ferro arrugginito. E su, passato il vicolo, si apriva su uno spiazzo con un po' di verde le torri della cattedrale in alto, sul cielo chiaro del mattino. Nessuno passava. In lontananza si udiva solo qualche roteare di carro, qualche canto di gallo. Finalmente una donna apparve in alto, al vino buono e asprigno delle colline di Arzulè e Maraponju, aggiungendo euforia provvisoria, infermità, apatia, sangue. Da sempre mi sono sentito figlio di queste montagne. La pianura mi intistiva sin da piccolo e i racconti di mare, con quei cieli insipidi e tutta quell'acqua salata che si muoveva ondeggiando, mi davano il voltastomaco e i giramenti. Quando coi miei fratelli facevamo il gioco degli animali e ognuno di noi doveva scegliersi una cosa in cosa trasformarsi, io non avevo mai dubbi. Dicevo subito, Sastore! Il falco tipico sardo. Ecco la chiesa di San Francesco, lassù. Santo Bernardino non si vede dai nocche, vero è sbadò. San Bernardino non si vede da qui, vero Salvatò? Quassù c'è una varietà di cisto, la foglia più larga, più invernale. Cisto di montagna e orchidee selvatiche, narcisi selvatici gialli e gigli bianchi che costellano il nostro pellegrinaggio di vento e granito. In cima alla salita, cauta e assorta, appare la chiesetta di San Paolo. Osada, Oristano, Sassari, Bono, Otana, prende tutte le coste. La vista si perde ed è esposta ai venti. Le tanche dei proprietari terrieri e le miniere del talco, la grotta di Suorbovone e una fauna ineguagliabile. Ad Orofo le feste religiose iniziavano con la messa cantata e finivano con la processione. Il santo di turno veniva portato in giro per le strade del paese dalla famiglia dei Pandelari e poi rimesso in qualche sacrestia a far consumare lentamente dai tardi. Tutto il resto era profano. Carne e vino fino a vomitare e amori consumati in fretta tra i cespugli. E adesso, dalle forre dei monti di Barbagia, nei diruppi, negli anfratti, nelle spelonche di Sugorroppu, vi portiamo laddove aleggiano gli spiriti delle Ianas, delle Fatte, delle Bruias, delle Streghe, delle Surviles, le Vampiresse, ma soprattutto gli spiriti della Cabadora. Le Rindi, le Ianas Intanadas, le Sacerdotesse della Morte, che è un poeta, Bonaventura Licheri, questa è una digressione che vi portiamo, poeta a cavallo del 700 all'800, grande predicatore, prete, gesuita, di Neoneli, un paese del cioè il nostro amico, credo qui, Patti de Murdas, che sono le zone del diccelo de Murdas. Dove siamo qui a Neoneli? Barigado. Siamo nel Barigado, una delle zone sempre del centro, però siamo spostati più verso il centro dell'Occidente. Ebbene, questa figura a volte è se stessa nell'aura del mistero, però adesso vi raccontiamo le sue poesie, prima in italiano e poi in sardo. La strega Cabadora, a Dio infedele, demonia vera in terra, simile a mortale peste. Del corvo fan la festa, prima della sepoltura, figlie sono dell'inferno e della mala sorte, mercanti sono di morte, ne seguono la traccia, di poi compiuta l'opera chiedono compenso. Sabrugia Cabadora, de Deus adultera, demonia in terra vera, mortale pesta. De su corvus a festa vagin prima e s'interru, fiza sun desiferru de mala sorte. Mercanter de sa morte, la sighina surastu, pusti pedin su gastu, assa cabada. Vassalla decretato, lui note risoluto, in forza del tuo voto, tu oggi parlerai. Vassallo ha decretato, risoluto e connotu, in numen de su voto, tue oie faedas. Bonaventura Licheri obbedisce al superiore gesuita padre Vassallo che evangelizzava questi popoli così barbari che ancora adoravano appunto le pietre, la luna e che avevano in casa la Sacabadoras. Non puoi morire prima del tempo, guai se sei aiutato, grave è il peccato, è infinito.
Vassallo lo ha proibito contro pagani, bugiardi, maghi ed impostori, contro vivi e cabadoras, vivi e di mala sorte, che vendono la morte in modo spudorato. E in nome di Dio ti succhiano l'anima, serpenti velenosi e ridariti. Del demonio sono sposi. Se non ti resta speranza, morto ormai nel suo letto, perché lo uccidi? Non moris prima e sora, ma si sei sazudato, er grave su peccato, est infinito. Vassallo ha proibito paganos faularzos, ladrones, maiarios, impostoras, viles accabadoras, viles de mala sorte, chi vendenes a morte, su modu peus. E in nomine de Deus ti brizza so sentido, serpente riveridos e velenosos, de su demonio isposos, sino a più sisettu, e già i morti su letto, pruitte luocchisi. Ma il poeta non risparmia nelle sue invettive neanche la comunità, il paese, secondo lui responsabile di degrado civile e senza più rispetto umano, ritornano nel tempo queste invettive. Rovinato ormai il paese, per il malvagio operare non smette ogni giorno di peccare, e l'umano rispetto è frutto di doppiezza, e si cade in tentazione per le sacrileghe scomunicate. Le Janas intanate, ecco le risorte, presenti con le magie per nostra mala sorte, vagano portando morte a chi ormai in fin di vita questo mondo sta per abbandonare. Eccolo che perisce per mano o per veleno, con la forza del male esalato il suo respiro. Via siano tolti il giogo, la soga, mai più vi tocchi la malvagia accabadora. L'agonia non stronca la diabolica mercante di malvagità abbondante. Essa è da temere quando alla fine della vita, vipera velenosa, pronta a prestare l'opera peccaminosa. Saidda si che derrutta pro su malu operare, su un sighinde a peccare, de vitiano e su rispetto umano, ervengenia brutto, in tentazione rutto, iscomunicadas. Salianas intanadas, sul torrata sabbias, viven cussar magias, from alla sorte, in giro da danza morte, a chi er moribundo, allassare su mundo est arribado, deretto est ispirado a mano e cum veneno, e troncado salenu, forza e su male. Sa soga e su iuale, si han posto sa un'ala, sa cabadora mala più non lo stocche. Sa agonia noi stocche, sa simonia mercante, in malese abbondante e sa timida, quando in accabado e vina, cabo e vida, si rende l'operosa, pivera velenosa, i sospeccados. Questo abbiamo fatto un escurso su che cos'era, non era mica la murcia della Cabadora, ma era in quello che veniva predicato, insomma, allora, siamo alla fine del Settecento. La traduzione è dal sardo all'italiano e di Antonio Piemonte. Ci dilettiamo in questi. Non il contrario. Dal sardo all'italiano. Mugia. Eppure si ingannerebbe chi pensasse alla Barbagia come a un mondo chiuso in sé e arretrato. Al di là della sensazione di ferma immagine che si prova nei paesi dell'interno, alcuni segni chiari stanno a indicare che non tutto è autoreferenziale come può apparire. Il paese di Orgosolo, che può essere assunto a paradigma dello spirito barbaricino, esprime perfettamente questa ambivalenza attraverso lo strumento suggestivo dei suoi murales, una delle esperienze più significative per chi visita la Barbagia. Perché non sono malattie delle persone, degli individui, sono malattie nelle relazioni tra i gruppi o le nazioni, sono malattie delle regole, delle leggi scritte e non scritte che regolano le relazioni, il modo di trattare gli uni con gli altri. Ma erano impazzite le regole, le leggi che dovevano regolare quei rapporti. Non funzionavano le regole delle regole. Non si capiva più se si dovevano rispettare le leggi di Orgosolo o quelle continentali. Siamo nel Migliallino Pira, che parla appunto della vendetta come codice barbaricino e di quello che riguardava allora la Sardegna. A Orgosolo. Qui siamo a 650 metri sul mare. Gli antichi Trichinzos, i rioni di Orgosolo, sono quelli storici. Saharrera, Pirizia, Minimoe, Cantica, Gushan, Mazai. Il rione più alto è Haspiri e chi ci vive dice: Deo non so di Orgosolo, Deo so di Haspiri. Non sono di Orgosolo, sono di Haspiri, come se quell'altitudine equivalesse a una levatura morale. Che visuale! Oltre questo si continua a salire fino all'altopiano da Svisuprado e alla foresta demaniale di Montes, fino al Supramonte con Punta Sapruna che arriva quasi a 1500 metri d'altezza. Il buon de sì. E il buon de sì. Fine. Qui
sono solo. Se voglio, tra la maestà dei monti e la solennità degli alberi, vi è varietà, vita, espressione, in ogni forma colossale, in ogni filo d'erba, in ogni corolla appassita. Io amo questi luoghi e sento che l'ago della mia bussola, in qualunque luogo sia, si volgerà sempre a questi monti. Noi avremmo anche questa parte finita. Se voi avete voglia di ascoltare ancora, chiuderemo questa nostra lettura con due pezzi di Marcello Foissi, che avete sentito sull'ospitalità sarda, con due pezzi, uno che riguarda una delle figure di cui forse avete chiunque è stato in Sardegna, su Valente, sa Valentia, la Valentia e i modi con cui viene questa vissuta o interpretata. Ci sono vari modi di essere Valente. Per esempio, io credo tantissimi tempo fa avevamo fatto un convegno qui a Parma su Gavino Cherchi, che è un partigiano che è morto qui nel 70°, e avevamo chiamato la Valentia quella dei partigiani, quella di Gavino Cherchi e non quella dei banditi, se volete. Allora, su questo noi andiamo a dietro al buon Fowis, che è la pagina 58, se non vero, di più. Valente, dottor Cabassi, poi chiuderò con un'ultima pezza. Da Marcello Fowis, Valente. Sono uomini da niente e rappresentano quell'inciviltà che fa dimenticare anni, secoli, millenni di civiltà. Sono un incubo che ritorna, che ci fa ripombare nel buio della prepotenza. Sono gente mezzana, non valenti, un valente, quello vero. Quello vero ha la dignità, ha un codice. Loro non ci rappresentano, non sono sardi, non sono di nessuno. Hanno rapito uomini inermi, persone oneste che hanno lavorato per tutta la vita. Hanno distrutto la pace di mogli e di madri, di figli e di figlie. Bravi, bravi davvero. Proprio un bel coraggio portarsi via la dignità di un uomo, umiliarlo e con lui umiliarci tutti. Noi non li riconosciamo, non si credono speciali, non ci chiamino in causa con giustificazioni di alcun genere. Non c'è storia, non c'è situazione particolare, non c'è giustificazione. La retorica antropologica smetta di sprecare parole, gli analisti politici per una volta scendano sulla terra. Gli storici ci raccontino un'altra storia. Perché queste analisi, questi arzigogoli sono tentennamenti, mentre gli uomini da niente non tentennano. Nella loro estrema ignoranza sanno solo che lungo la strada della violenza saranno protetti dal silenzio, dalla paura e dalla rassegnazione. Mi ricordo che da bambino, quando a tavola si seguiva il telegiornale e qualcuno veniva rapito, mio padre sbiancava. Si vergognava per i rapitori, si vergognava per se stesso e per me che lo guardavo, come se parte del riscatto, anzi, la parte più consistente del riscatto, fosse generata proprio da quel sentimento terribile di percepire il male e non riuscire a dargli un nome. Questa afasia ha fatto di molta gente onesta dei complici involontari, perché quel male un nome ce l'ha e si chiama vigliaccheria. Non c'è valentia a rubare la pace. Gli uomini da niente questo lo sanno e infatti si coprono il viso quando rapiscono, quando minacciano, quando sparano ai portoni chiusi di notte. Gli uomini da niente non sono nemmeno uomini. Hanno scelto e hanno sguazzato nella loro scelta involontariamente sorretti dal dissenso silenzioso di tanti. Quel silenzio è la loro vittoria sempre, a tutte le altitudini. In Colombia come in Iraq, in Israele come in Campania. Quando in Sardegna coloro che si definiscono intellettuali, magari smettendo di banalizzare dibattiti su fiction e realtà o cessando di crucciarsi per importanti premi letterari dati ad altri, cominceranno a svolgere il compito che si sono scelti, forse sarà meno assordante anche il silenzio che circonda un rapimento. Non bisogna mai definirlo l'ennesimo rapimento, perché è terribile, come se fosse il primo di tutti i rapimenti. Non ricadere nell'abitudine significa non rassegnarsi mai. Il passaggio da uomini da niente a uomini, semplicemente, è la coscienza.
non scherza in quanto perché anche il World Voice nella sua aria, anche se è chiaro, sono sempre aria tagliate in maniera che è barbaricino, però è barbaricino tra l'altro, forse è vero, poi è chiaro che questo non conta anche. Invece c'è una cosa che riguarda, credo, tutti noi sardi o i barbaricini, che è quello di i tentativi di mettere le distanze, una distanza tra quello che siamo quando siamo sardi e quello che vorremmo essere quando guardiamo la Sardegna dal fuori, quando siamo, come dire, decentrati come qualsiasi uomo. Dunque, aspetta che devo ritrovare la pagina perché mi sono un po' perso. Eccola qua. Allora, vano tentativo di stabilire una distanza. E qui ritorniamo a qualcosa di molto più tipico. Da bambino, nei giorni di festa, mi svegliava l'odore dolce e amaro dell'agnello. Si preparava fuori in uno spazio ripulito fra gli ulivi e i quercioli. All'arrosto nella mia famiglia ci hanno sempre pensato gli uomini. È un lavoro lungo, fatto di attese, controlli e storie per passare il tempo. Le donne in casa preparavano i ravioli di ricotta e i malloreddos. A noi bambini spettava l'incombenza di posizionare la pasta fresca su un telo di lino grezzo perché si asciugasse. Il pranzo della festa era un rito collettivo, un modo per assaggiare l'unità della famiglia. I vecchi si dividevano equamente, le nonne in casa a dare consigli, i nonni in cortile a versare il vino. Sulla cottura dell'agnello c'erano varie scuole di pensiero, quella dei tradizionalisti che lo volevano infossato, la cottura era un metodo per gente molto paziente, per gente che sapeva quello che faceva. L'impalatura, secondo altri, era per gente spiccia che voleva avere tutto sotto controllo. L'infossatura richiedeva una preparazione complessa. Si iniziava scavando una fossa abbastanza profonda che potesse contenere l'agnello, poi si preparava una brace di quercia con bacche di ginepro e cespugli di mirto. Su questo letto ardente si posava la bestia scoiata e lasciata frollare per alcune notti, quindi si copriva con altro mirto, ginepro, timo e rosmarino. Il tutto veniva a sua volta ricoperto di terra. In cima al tumulo si lasciava uno sfiatatoio e poi si aspettava. Ma non era un attendere passivo. Chi seppelliva l'agnello non si spostava mai dal forno. Pareva che avesse lo sguardo a raggi X, poiché capiva dal colore del fumo, del profumo che emanava dallo sfiatatoio. Dopo ore di attesa si stabiliva che era arrivato il momento. Con delicatezza si diseppelliva, si toglieva lo strato di terra e la copertura aromatica. L'agnello giaceva nel fondo, brunito e croccante, ma non asciutto. La sua carne restava umida e saporita, un'esperienza unica. L'impalatura richiedeva un lavoro preliminare che riguardava soprattutto il corretto inserimento dello spiedo, la distanza dalla brace, che doveva essere di 2 o 3 palmi, e cosa fondamentale, il posizionamento verticale della carne da arrostire alla turca. Gli impalatori controllavano la cottura minuto per minuto e facevano ruotare lo spiedo. Il risultato era una carne più asciutta e un sapore più naturale, una differenza che è anche appartenenza, un sapore che è anche identità. Più mi allontano e più mi ritrovo al punto di partenza. Anni di distanza e basta un odore a riportarmi indietro, basta un sapore a riportarmi indietro, il suono lontano, magari appena accennato, mi risucchia verso casa. Un grece visto dal finestrino di un treno, un accento percepito in un ufficio pubblico, al ristorante, al supermercato, il concorrente sardo al telequiz, al talent show, l'autore sardo in libreria, l'insegna con l'uraga della grande città straniera, i souvenir a casa di un conoscente, la cartolina estiva calamitata sul frigorifero. Tutto, tutto mi riporta a casa quando credo di essermi definitivamente partito. E con questo credo che vi lasciamo anche noi. Un po' tardi. Grazie. È un piacere avervi qui. Se volete, adesso ce lo commentiamo. Vi diciamo anche che l'ultimo appuntamento sabato 7 sì. E nel quale ci scusiamo magari, però il prossimo appuntamento, come dire, siccome siamo alla fine, vedremo di offrirvi un piccolo rinfresco, un cumbido, come dice, un invito, come diciamo noi, con un buon vermentino, penso, un pezzo di pecorino, un po' di Canasau, e vediamo, insomma, vi attendiamo anche alla prossima. L'agnello non abbiamo i luoghi dove poterlo arrostire, questo è il problema, altrimenti avremmo provveduto. E poi naturalmente sarete sempre graditi ospiti qui dalla Alice e da Antonello per quel che riguarda i vostri viaggi anche futuri. Loro sapranno anche indirizzarvi, oltre che in Sardegna e in tutto il mondo, no? Grazie.
Vi diciamo due cose ultime. Se qualcheduno di voi avesse voglia, forse magari alcuni li ho raggiunti, altri no, noi domani facciamo una piccola, invece abbiamo un piccolo intrattenimento al nostro circolo, dove c'è anche il nostro tesseramento, ecco, siccome siamo tesserati anche all'Arci, quindi facciamo anche le tessere Arci, e quindi è un buon, magari con due prendete una, diciamo noi, e vi diciamo anche che in maniere particolari, se uno volesse andare in Sardegna, essere soci del Circolo Grazia dell'Edda, attraverso un percorso vi fa anche poter usufruire di vantaggi se dovete andare in Sardegna, nel senso del viaggio. Ecco, questo intanto ve lo diciamo. Ultima cosa ancora, insomma ormai ci stiamo sprecando, il 4, anche lì, il 4 di febbraio prossimo, al Cinema Astra, ci sarà un film che è perfidia di un giovane regista sardo, Bonifacio Angius, che è stato l'unico film selezionato al Festival Internazionale di Locarno quest'estate ed era in concorso, ha vinto alcuni premi. È una storia, insomma, che il nostro amico del gestore del cinema ha detto che lui nella sua chiama lo portava, e noi saremo lì, ecco, in quell'occasione ci sarà anche lì col ristorante Mariposa, vi offriremo un aperitivo prima del film, dopo ci sarà anche, credo, con Filiberto Morossi e con il regista, magari si potrà anche chiacchierare e parlare del film. Queste sono le uniche cose. Questo è il 4? Il 4, mercoledì 4 alle 20:30. Alle 20:30 c'è la prima un invito, poi il film e poi dopo un intrattenimento con lo, si può discutere con il regista. Queste sono le ultime iniziative della nostra associazione. Insomma, ci muoviamo, no? A futura memoria, se voi lasciate anche qui le vostre mail...